Umiliazione, distruzione, smantellamento, devastazione epocale. Non so neanche se esiste la parola epocale, devastazione. Non so, lo dicono una parola semplice tedesca. Eine komplette, tiefgehende Totalzerstörung, Milan, veramente kaputt, 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 ragazzi, io non ho parole. Cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo assistito stasera? Adesso a parte lo sfotò che sono sicuro al 1000% se fosse successo viceversa lo farebbero anche i milanisti, fa parte del gioco, lo farebbe chiunque, però onestamente dopo la partita sono corso dalla mia bambina, dalla mia figlia che è appena nata, gli ho dato un bacio e già prima che io gli ho dato questo bacio stava sorridendo, una bambina che conta pochissimi giorni, è felice amici. Abbiamo scritto la storia, abbiamo scritto la storia, Lavinia, ti amo, ma che primo derby abbiamo vissuto insieme, amore mio, che primo derby abbiamo vissuto insieme, Schwarz, Schwarz, Schwarzblau, 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 Milano è solo Schwarzblau, Milano è solo nerazzurra, la Lombardia è solo nerazzurra, magari Prumano, Prumano, ve lo lascio, ok? Vi lascio Prumano, Prumano è rossonera. Siamo noi, Prumano, siamo, siete voi, siete voi, siete voi. Prumano e rossonera, ve la lascio, ma il resto è solo nera azzurra. La Lombardia, Milano è solo nera azzurra e lo è anche l'Italia. Lo dimostrano tutte le statistiche, statisticamente l'Inter ha vinto più partite in Serie A del Milan, ha segnato più gol del Milan, differenza reti meglio del Milan, più derby vinto del Milan, più partite giocate in Serie A del Milan, più vittorie in generale in Serie A del Milan, ma anche più vittorie nei derby contro il Milan, ma tutto ciò con distacco enorme, perciò adesso già vi aspetto nei commenti, 7 Champions League, siete nati dopo di noi. Ok amici, però onestamente Milano siamo noi, Milano siamo noi amici, avete visto Neymar, Neymar in lacrime, der hat geheult wie ein Schlosshund hat er geheult, in lacrime Neymar, che con il suo bonus entertainment dell'Arabia Saudita nel contratto gli hanno messo le centinaia di Bentley, di Ferrari, di Lamborghini, di jet privati, ma lui voleva anche il bonus entertainment, allora hanno detto va bene, ti diamo anche il bonus entertainment, una volta ogni 3 giorni puoi volare con il jet privato a guardare partite di calcio, di golf, di tennis, di tutto quello che vuoi, di wrestling, tutto quello che vuoi, oggi bonus entertainment, stava a San Siro ed era in lacrime, non so se l'avete visto su DAZN Germania, hanno inquadrato Neymar e stava così, stava piangendo. Dopo sono arrivate le persone e hanno chiuso le telecamere perché non volevano far vedere questa immagine, stava piangendo. Io non ho capito il perché, perché Neymar onestamente non ha mai giocato per il Milan, ma secondo me questa partita gli ha ricordato qualcosa. Questa partita gli ha ricordato qualcosa, ricordava tantissimo un famosissimo 7-1. Ricordava veramente un famosissimo 7-1 che non c'è bisogno che lo cito leggendo il nome interista tedesco. Indovinate nei commenti, ma dovrebbe essere chiaro a quale partita mi riferisco. Anche a me onestamente, che sono entrato in questa partita con tanta adrenalina, con grandi aspettative. Il Milan sinceramente ha fatto un grande calciomercato. Io mi aspettavo molto di più di questo Milan e perciò una partita po' come il 7-1 famoso dove tu entri con tanta adrenalina, non paura ma con rispetto, sicuramente con rispetto e poi finisce così ragazzi, umiliati, Milan veramente umiliato, pazzesco amici, pazzesco, doppietta di Hendrik Mkhitaryan, Hendrik Mkhitaryan, ein Held. Hendrik Mkhitaryan, Held, den muss man eine Statue bauen beim San Siro. Was für ein Spieler, was für ein unfassbarer Spieler. Che giocatore Hendrik Mkhitaryan, amici. Tantissimi criticavano già in anticipo, Simone Inzaghi, Frattesi, sta giocando molto bene, nazionale, segnato la doppietta, invece il mister calmo, razionale, ha fatto giocare Mkhitaryan e ha fatto bene, amici, perché Mkhitaryan, non solo per il gol, anche per la fase difensiva, come riesce sempre a andare subito dietro la palla, è rapidissimo Mkhitaryan, tanti non lo notano, è un po' anziano, perciò magari a lungo termine, diciamo, fare un sprint in profondità è un po' meno rapido di altri, ma fare questi piccoli sprint, soprattutto a centrocampo, dove tu devi essere subito di nuovo dietro la palla, e l'Inter in transizione era perfetto,
perfetta, era perfetta, era come la Mona Lisa, era una goduria, Michelangelo tutti uniti, era proprio, volevo solo bermi un bel bicchiere di vino, perfezione inzaghiana, e sinceramente è davvero impressionante vedere Mkhitaryan così rapido, sempre dietro la palla, e però oggi anche inserimenti pazzeschi. Dall'altro lato vediamo che Inzaghi è riuscito a creare una squadra veramente di uomini veri. Mi piace per esempio che Fratesi abbia accettato questo ruolo di entrare, non si è messo a piangere, non si è messo a lamentare già dopo la partita nazionale italiana dove ha segnato 2 gol, non si è messo lì a fare lo sprofone, a dire io voglio giocare ogni partita se no me ne vado, così no, è stato molto umile già nel post partita dopo la partita dell'Italia contro l'Ucraina, molto umile, dicendo io accetto questo ruolo, io sono molto giovane, lo accetto, e questo si vede, un ragazzo giovane che accetta che l'Inter centrocampo ha praticamente 3 squadre, ha 3 squadre l'Inter centrocampo, lui lo accetta ma ha voglia di dimostrare, e così si dimostra nella vita, non con le chiacchiere, con i fatti, e questo Davide Fratesi oggi l'ha fatto di nuovo, perciò grande uomo sul campo, fuori il campo, però è una cosa secondo me anche merito di Inzaghi, perché spesso si dice Inzaghi non ha abbastanza fascino, è un leader un po' silenzioso, io non la penso così, io penso che all'interno, nel gruppo, lui sia un grande leader. Per esempio, amici, Lautaro Martinez, che nelle statistiche, se adesso non mi sbaglio, dietro Ibrahimovic sta già al 5º posto dei giocatori, dei marcatori che abbiano segnato di più in assoluto nei derby di Milano, lui oggi guadagna il calcio di rigore con un intervento fantastico, ci crede sempre, ha sempre voglia di andare su quella palla, anche sul 5-1, sul 6-1, sul 7-1, incita il pubblico, si vede che il Toro è veramente diventato un leader, spirituale, e si prende la palla per tirare il rigore? Se la prende, la ruba a Çalhanoğlu? No! No, uno potrebbe pensare, va bene, sì, statisticamente Lautaro sui rigori ha fatto un po' meno bene rispetto a Hakan Çalhanoğlu, però è un attaccante, vive di gol, vuole vincere trofei anche individuali, si nutre di gol, e per questo motivo uno poteva pensare su 3-0 che si prendesse la palla, invece no, nel passato litigavano Lukaku e Lautaro per tirare il rigore, adesso Lautaro anche lui è maturato, lo vedo molto maturato, da capitano vero ha detto sì siamo sul 3-0 ma questo è un derby, e nel derby devi sempre essere cinico, cattivo, concentrato, e perciò facciamolo tirare a Çalhanoğlu. Bellissimo di non aver fatto chiacchiere, problemi, anche qui Inzaghi è riuscito veramente a creare un gruppo, amici, questa non è una squadra solamente forte nei primi 11, anche nei secondi 11, perché abbiamo una panchina veramente alla Madonna, ma è anche forte a livello di spirito, questo lo dimostra anche il fatto che è il mercenario per eccellenza, quanto sono contento che non umilia più la nostra maglia, perché Lukaku vederlo ancora con la nostra maglia sarebbe umiliante. Amici, la squadra ha detto no a Lukaku, la squadra, Lautaro stesso nell'intervista l'ha detto, non parliamo di queste cose dispiacevoli, parliamo delle cose belle della partita, però questo dimostra secondo me ormai c'è un gruppo, non solo solo individualisti, c'è un gruppo, e questo è anche merito del mister, e parliamoci chiaro, Sensinio, Cuadrado, Pavard, campione del mondo, vincitore della Champions League, vincitore del triplete con il Bayern Monaco, in panchina, questi 3 secondo me sarebbero titolari al Milan. Cuadrado assolutamente, perché il Milan sì, a sinistra Teo Hernandez un buon grande giocatore, a destra poca roba, Calabria veramente poca roba, vederlo come capitano, avevano gente come Maldini, cioè veramente poca roba. Pavard se lo mangia, Frühstück se lo mangia per colazione, per questo motivo avere Sensi, Cuadrado, Pavard in panchina, che sarebbero titolari al Milan, e poi giocatori come Sanchez e Klaassen che sono di una enorme esperienza internazionale, Klaassen è un ottimo giocatore, e poi uno come Bissek, un talento come Bissek in panchina, è veramente una grande panchina. Nonostante ciò penso che oggi Pioli ha fatto veramente un brutto lavoro, è la mia opinione, amici, è stato veramente umiliato da parte di mister Inzaghi, perché parliamoci chiaro, il Milan ha fatto un buon calciomercato, questi punti un po' deboli, la corsia destra, l'ala destra, hanno trovato dei ottimi giocatori come Pulisic pagando pochi soldi, perciò hanno fatto un buon calciomercato il Milan, sono anche partiti bene in questa stagione, però tatticamente siccome oggi hanno affrontato questa partita nel peggior modo, schlechter geht's nicht,
Peggio così non si può fare. Schlechter geht's nicht. Veramente è stato impressionante. Cioè, ti mancano Tomori e Kalulu, che sono due giocatori che hanno soprattutto gamba. Gamba, sono veramente rapidi, forti anche campo aperto, anche nelle transizioni negative. Ti mancano e gioca uno come Kjær. Uno come Kjær, ragazzi, adesso con tutto il rispetto, Kjær, buon gioco posizionale, una buona persona, ci ricordiamo l'episodio con Eriksen, tanto di rispetto, ma è lento, der ist eine lahme Ente, eine lahme Ente, veramente è lentissimo. Cioè Kjær sembrava la Merkel, a livello di pettinatura, a livello di sprint, sembrava la Merkel. Io a un certo punto ho detto, Angela, Angela, basta, cioè non ti vuoi mai ritirare, Angela non si ritira mai. Cioè proprio è attaccata sulla poltrona fissa. Angela non si ritira mai. Angela non si ritira mai. E oggi ha giocato. Kjær oggi era la Merkel. Era rapido come la Merkel, amici. Era così. C'era uno sprint di Lautaro Martinez. Che parliamoci chiaro, Lautaro è fortissimo nello stretto, uno dei più forti del mondo, come si gira velocemente, c'è questa cattiveria anche agonistica, anche quando ha recuperato il rigore, dove arriva ancora su quella palla, ci crede veramente, allunga la palla, è devastante, nello stretto è incredibile, ma campo aperto è lento, Lautaro non è rapido, però noi abbiamo Thuram. Però attenzione, io ho visto un duello sprint dove Kjær veramente parte con 10 metri di vantaggio e lo perde ancora contro Lautaro Martinez. Merkel. La Merkel, cioè, forse mi prendo una maglia del Milan con la Merkel dietro, è storia, invece comunque è stata la Bundeskanzler tedesca per tanti anni, anche se a me non è mai piaciuta, però è storia, cioè, vedere la Merkel al Milan è una cosa speciale, è una cosa speciale. Amici, una vittoria molto pesante, non a livello di punteggio, perché siamo ad inizio stagione, noi adesso siamo a 12 punti, il Milan a 9 punti, non è una differenza. Cioè non parliamo di seconda stella, testa bassa, pedalare, grandissimo il mister anche nel prepartita che disse ci sono sempre questi estremismi sull'Inter o tutti vanno a attaccare l'Inter, l'Inter è scarsa, l'Inter non riesce a fare niente, l'Inter non c'entra neanche l'obiettivo Champions League oppure vince due partite, l'Inter è costretta a vincere lo scudetto, è costretta, no, non siamo costretti a fare nulla. Sono tre stagioni che facciamo un calciomercato a zero e perciò non dobbiamo mostrare niente a nessuno. Tutto quello che facciamo in più è solamente merito di Inzaghi e merito ovviamente anche dei ragazzi in campo. Perciò a livello di punteggio non è niente, testa bassa, pedalare, è ovvio che a livello psicologico è un grande colpo, sia in positivo per noi sia in negativo per Milan, perché parliamoci chiaro, il Milan già a prescindere è una squadra che vive molto anche degli episodi, anche nel passato quando vinceva si vedeva che si gasavano, hanno un bel pubblico, lo devo ammettere, che li spingeva molto in avanti, invece adesso prenderne 5 è una batosta storica, è un'umiliazione, è una complezza Störung, e per questo motivo secondo me avrà un impatto, questa sconfitta avrà un impatto sulla testa, anche sulla testa del Milan. Storicamente non c'è paragone, 91 vittorie Inter e solo 79 per il Milan nei derby. Ancora più impressionante sono tutti gli altri paragoni che ci sono tra Inter e Milan, sia partite vinte in Serie A, l'Inter con un netto distacco, sia punti collezionati in Serie A, l'Inter con un netto distacco, tutto. Cioè, c'erano le Champions League, lo dobbiamo ammettere, il Milan ha portato in alto anche il tricolore italiano, in tutto il mondo si parlava di Milan e si parla ancora di quel Milan che merita tanto rispetto. Ma a livello nazionale, a livello di Serie A, e io penso che non sia facile, perché in Champions abbiamo visto anche noi nella scorsa stagione, non eravamo la squadra più forte del torneo, ma siamo andati in finale, perché in Champions con piccole partite, poche partite, episodi, tu vai in Champions League in finale. Ovviamente il Milan non solo per episodi ha vinto 7 Champions League, aveva veramente uno squadrone per diversi anni, però lo reputo comunque molto impressionante che l'Inter, la squadra che è nata dopo il Milan in oltre 100 anni, dove tu non puoi parlare di episodi, non puoi parlare di annate speciali, annate magiche, di annate dove avevi qualche top player, qualche pallone d'oro incredibile, no, quando parliamo di oltre 100 anni di storia e in tutte le statistiche l'Inter che è nata dopo il Milan e sempre prima del Milan, secondo me è impressionante, secondo me è impressionante, e perciò secondo me abbiamo tutto il diritto di dirlo, di ribadirlo, Milano siamo noi, Milano è solamente nera azzurra, ti amo.
Ti amo, FC Internazionale Milano. Grazie, grazie di cuore veramente per questa serata magica, per questa serata incredibile. Onore a tutti i giocatori sul campo, ma anche quelli in panchina. Mi è molto piaciuto, un paio di giorni fa sono stato a un evento dove Zanetti ha dato un podcast lungo di oltre un'ora. Sono stato nella quarta riga, vicinissimo, a vedere il capitano così vicino, mi sono quasi messo a piangere. È una cosa che mi è molto piaciuta. Lui in questo podcast ha detto: per me la panchina è sempre stata altrettanto importante come i giocatori titolari, nessuna differenza. Io da capitano ho sempre provato di farlo capire anche ai giocatori in panchina che sono altrettanto importanti. Questo è un concetto non solo nobile, ma anche molto intelligente, secondo me, da parte di Zanetti. Se tu vuoi vincere veramente su tutti i fronti, in tutte le competizioni, hai bisogno di una panchina forte. E l'Inter quest'anno ce l'ha veramente. Nessuna squadra in Serie A ha una panchina così forte come l'Inter. E perciò sono molto contento di vedere soprattutto anche la fame dei giocatori. Perché ci sono, non so, alcune squadre al mondo che sono forse nell'11 titolare più forte dell'Inter. Sicuramente più forte dell'Inter. Però in panchina hanno giocatori che sono talmente inferiori rispetto ai titolari e questi qui non ci credono neanche. Stanno come la Merkel sulla poltrona, si godono la vita, perciò quando entrano in campo non hanno questa determinazione, non hanno il coltello fra i denti, no, non ce l'hanno. Invece gente come Davide Fratesi ce l'ha, perché sono giocatori troppo forti per stare in panchina. E nonostante ciò può stare che stiano in panchina perché abbiamo già una rosa in 11 titolari talmente forte. E perciò lo reputo molto bello e molto intelligente a livello di pianificazione costruirsi una panchina che è quasi forte come l'11 titolare, perché poi alla fine non ci vuole neanche più un Zanetti che viene a motivare. Non ci vuole neanche più, quelli si automotivano perché sono ragazzi che hanno fame, che hanno ambizione, che quando entrano, anche se sono 3 minuti, vogliono mostrare il loro potenziale. E perciò io sono anche fiducioso quest'anno, anche se ripeto dobbiamo sempre avere testa bassa e pedalare, ma sono anche fiducioso perché abbiamo una panchina meravigliosa, perciò dico onore veramente a tutta l'Inter. A tutti oggi, questa è una vittoria di tutti noi, i tifosi allo stadio, coreografia incredibile, lo staff dell'Inter, il mister, tutti gli impiegati che lavorano nel mondo Inter, i panchinari, i titolari, tutti hanno svolto un grandissimo lavoro e si vede che tutti hanno fame e questo mi rende molto molto felice. Ti amo FC Internazionale Milano, abbiamo scritto oggi ancora una volta la storia. Forza Inter, sempre e comunque, Milano siamo noi.